Allora, leggo sul Tirreno un'apertura del PDL nei confronti del Movimento 5 Stelle, con Mazzoni che direbbe, uso il condizionale, con Barosco un accordo è possibile. Bene o male, la nazione di Prato possiamo risalire pronti a dialogare con i grillini. Allora, io vorrei ribadire una cosa ben precisa. Il Movimento 5 Stelle va avanti con le sue gambe, non si fanno accordi con nessuno. Noi ci presenteremo alle prossime amministrative in comune da soli, correremo per conto nostro e basta. Poi chi vincerà? Vincerà e governerà. Un'altra cosa che vorrei dire e sottolineare, in questo caso esclusivamente alla Nazione e in particolar modo al signor Piero Ceccatelli, che dice da 5 Stelle dichiarazioni shock. Dice il Ceccatelli, che le dichiarazioni sciocche sarebbero, ad esempio, volere un referendum prima di fare delle grandi opere. Non è una dichiarazione sciocca, è una dichiarazione di buon senso e di democrazia, un po' come succede in Svizzera, in molti stati degli Stati Uniti d'America, dove le cose funzionano, no? Quindi non c'è nulla di scioccante. Poi lui parla addirittura del fatto che noi vorremmo chiudere il depuratore di Baciacavallo. Ora, questa è una balla, quindi signor Piero Ceccatelli, la pregherei di scrivere una rettifica, perché nessuno del Movimento 5 Stelle ha mai detto che si vuole di volere la chiusura del depuratore di Baciacavallo. Noi vogliamo la chiusura dell'inceneritore di Baciacavallo, che sono due cose completamente diverse, d'accordo? Quindi pregherei la stampa di informarsi e di scrivere esattamente quello che diciamo prima di essere rismentita. Va bene? Un abbraccio e vi saluto. Ciao a tutti quanti.